Diciamo che la passione è quella là che non molla mai, la voglia di stare sempre in mezzo al campo. Poi c'è stata questa parentesi che tra virgolette avevo smesso, avevo preso un'altra strada, quella là di fare l'allenatore, però sono arrivato a un punto quest'anno che sinceramente mi era un po' passata la voglia. Parliamo un po' dell'Avellino. Allora, prima di tutto ti chiedo di Piero Braglia, perché tu lo conosci molto molto bene e lui conosce molto bene te. Braia è un papà, tra virgolette, un papà per i calciatori. Sa quando deve usare il bastone e quando deve usare la carota. Poi si sanno i risultati di Braia. Comunque ti racconto un aneddoto veloce. Mi ricordo una partita, avevo fatto gol e avevo chiesto di uscire. Mi fece uscire, dopo dentro lo spogliatoio mi venne vicino e mi disse: mo ti dico una cosa, se ti permetti di dire un'altra volta che vuoi uscire, ti ammazzo. Tu devi uscire in mezzo al campo che ti devi andare a prendere l'autoburanza, disse Senti, nell'Avellino c'è un calciatore che si chiama Bernardotto che fa pensare un po' al primo Biancolino per caratteristiche tecniche, per stazza fisica, esagerato, ti piace, non ti piace, io so che l'hai visto. guarda, ti dico subito che io a Bernardotto non a vederlo, tramite un direttore sportivo mi mandò a vedere la partita Avellino-Lanusei e io l'avevo subito segnalato, ma a parte che quella partita fece bene, però è stato anche aiutato quella partita dai difensori dell'Avellino perché gli davano appoggio, erano lenti, allora lui era il classico calciatore che cercava sempre l'appoggio e si girava. E mi ha fatto una buona impressione, infatti ho detto: guarda, questo non è male, è un buon giocatore, è da lavorare, però secondo me ti può dare una grossa mano.